Partenza bagnata, partenza fortunata. Speriamo che sia così, almeno per il fine settimana. Intanto però c'è stata delusione oggi per gli amanti della spiaggia che attendevano da tempo questa giornata per tornare al mare. Inizia invece sotto la pioggia la stagione balneare 2020. Però, è venuto comunque a prenotare l'ombrellone. A prenotare perché tanto è l'inizio della stagione. Noi siamo clienti affezionati dello stabilimento, quindi oggi è il giorno delle prenotazioni per la stagione e sono venuto e si ricomincia. Siete comunque tranquilli per quanto riguarda tutte le norme che sono state garantite? Sì, sono andato prima a vedere la disposizione degli ombrelloni rispetto a quello che prevede la normativa per quest'anno, quindi dovrebbe andarsi bene, ecco. Oltre alla normativa, cioè, quello che si spera è nel senso di responsabilità delle persone. Oggi purtroppo si rinuncia alla tintarella, però non è voluto mancare a questa ripartenza. Purtroppo qui sono dei miei amici, sono primo giorno di apertura, sono venuti a trovarli per fare colazione. Ecco. Un saluto. Quindi comunque il mare non se l'è perso. Ma io il mare non me lo perdo mai, sono nato al mare, quindi lo guardo anche d'inverno. Quindi dal primo all'ultimo giorno lei è qua. Quasi tutti i giorni vengo, quasi tutti i giorni perché vengo. Io non amo la tintarella, però vengo a trovarli e vengo a pranzo, vengo a fare colazione. Non sono tanto da mare, perché sono sempre sul campo da tennis. Ah, vero? Sempre sotto il sole. Oggi non si gioca, oggi non si lavora. I bagnini intanto sono pronti ad accogliere fanesi e turisti dopo la corsa contro il tempo per mettere a punto le regole anti-Covid. Avete lavorato tanto, forse speravate un po' di sole? Assolutamente sì, ci speravamo un pochino tutti, anche perché abbiamo pedalato tanto. In due settimane di lavoro abbiamo ricostruito la spiaggia, quindi ci speravamo un pochino tutti nel bel tempo. Ho visto anche questa mattina diversi clienti sono venuti a prenotare l'ombrellone, quindi un po' di movimento c'è comunque. Ma assolutamente sì, dai, dopo due mesi di quarantena la gente, dai, i fanesi fremono per venire al mare e per fortuna abbiamo la spiaggia viva, dai, nonostante il maltempo abbiamo diverse persone anche stamattina che ci sono venute a trovare a vedere dove abbiamo posizionato gli ombrelloni quest'anno. Appunto, ombrelloni chiusi e ben distanziati, quanti ne avete persi? Ne abbiamo persi tanti, oltre 200, dopo i conti precisi li rivedremo, però ne abbiamo persi tanti. I distanziamenti comunque si sono fatti sentire e abbiamo cercato di ripristinare la spiaggia nel migliore dei modi per la salvaguardia della salute dei nostri clienti e come vedete comunque l'aspetto è completamente diverso rispetto a quello della scorso. A questo punto, visto che è già partita in ritardo a causa del virus, si spera che il prosieguo della stagione sia interamente baciato dal sole. Ma sì, speriamo che almeno il tempo ci aiuti.